Voi siete sempre un'associazione molto impegnata. Che estate è stata dal punto di vista magari degli abbandoni degli animali? Non so se avete qualche dato particolare. È stata un'estate molto, diciamo, tragica, ma lo è stato soprattutto dopo il 2020, quindi del Covid. Sono stati tantissimi abbandoni, rinunce di proprietà, quindi ecco, noi viviamo questi eventi come una sensibilizzazione proprio per le generazioni future, in quanto in un mondo dove la violenza verso gli animali è purtroppo all'ordine del giorno, noi siamo convinti che, ecco, sensibilizzare i bambini fin dalla scuola primaria potrà essere un modo per vedere un futuro migliore dal punto di vista della convivenza con gli animali. In passato abbiamo collaborato con Campus Estivi, sempre con il Comune di Campli, dove abbiamo portato i nostri cercafamiglia e abbiamo visto interagire i ragazzi con degli animali che hanno subito degli abbandoni o comunque dei traumi. In futuro abbiamo il progetto della pet therapy, sempre con le scuole, affiancati da educatori e da veterinari comportamentalisti, magari con l'Università degli Studi di Teramo, con la veterinaria, insomma con l'ospedale veterinario, e quindi continueremo su questa strada di sensibilizzazione verso i ragazzi.